puntiamo l'attenzione sulla Francia, Reims, per parlare della vicenda di Vincent Lambert. I medici hanno deciso di interrompere i trattamenti che tengono in vita l'uomo tetraplegico in stato di coscienza minima da oltre 10 anni, divenuto simbolo del dibattito sul fine vita in Francia. Abbiamo visto prima in rassegna stampa il quotidiano Avvenire nel taglio centrale titolo Lambert condannato a morte e poi accompagnato da servizi all'interno e anche dal commento di Don Roberto Colombo. Noi torniamo a parlare di questa vicenda con Alberto Gambino, giurista, presidente di Scienze e Vita e prorettore dell'Università Europea di Roma. Professore, buongiorno, bentornato. Buongiorno, buongiorno a voi. Vanno avanti dritto. La Francia, non so, sembra quasi veramente una questione ideologica a questo punto. È scorante, non lo so, insomma, è inquietante questa vicenda, veramente sempre di più. Sì, quello che sorprende è anche questo conflitto di poteri all'interno del sistema giudiziario francese, perché quest'ultima decisione è una decisione sulla forma, non sulla sostanza, e cioè la Cassazione ha ritenuto non competente la Corte d'Appello, quindi non è entrata nel merito, mentre la Corte d'Appello era entrata nel merito e aveva detto che andavano proseguite le terapie, o meglio in questo caso l'alimentazione e l'idratazione, che sono forme di sostegno vitale. E la Cassazione invece ha detto che poiché non c'era una giurisdizione di chiara competenza, a questo punto quella sentenza dell'appello va annullata. E questo è molto grave, è drastico, diciamo, esatto. Perché per un motivo di forma a questo punto si interrompe un'esistenza umana. No, ma infatti è questo che trovo inaccettabile, soprattutto non è che voglio fare una forzatura, però pensando in questi giorni, no, stiamo ridefinendo la compagine europea e quindi dovremo tornare anche al senso dell'essere Europa, vedere la Francia, paese fondatore dell'Unione Europea, viene da dire ma non ci dovrebbe essere anche una vicinanza, una comunione, una condivisione di valori e di senso della vita, non lo so, cioè non voglio metterla sul religioso, sulla fede, ma proprio sull'umano, sul solidale. Sì, e devo dire proprio sull'umano e sul solidale, qui c'è una comunicazione importante delle Nazioni Unite nel comitato che riguarda i diritti dei disabili. Allora, siccome quel comitato non ha visto chiaro in questa vicenda, ha chiesto alla Francia di soprassedere per un po' di tempo per mandargli tutte le carte relative a questo contenzioso. Quindi è come se fosse una sorta di moratoria, ha detto vogliamo che ci fate vedere analiticamente tutti i percorsi giudiziali e poi verificheremo se tutto è stato legittimo nell'ottica della difesa dei diritti dei più deboli, in questo caso delle persone con disabilità. A questo punto la Francia è tra i fondatori, ma direi non soltanto dell'Europa, ma anche delle Nazioni Unite. Vero. Cioè siamo davanti a un consesso internazionale. Esatto, quindi dovrebbe essere anche enorme. La prima. Certo. E quindi se questo vecchio brocardo pacta sunt servanda, cioè che i patti internazionali vanno rispettati, la Francia non la fa propria, davvero è come dice lei che qui si sta minando nelle fondamenta millenni di civiltà. Allora adesso al di là del tema, nel merito che ovviamente è fondamentale, e c'è anche questo comportamento da parte di uno Stato fondatore dell'Europa che non fa proprie alcune richieste delle Nazioni Unite. E guardi che qui siamo davanti a una vicenda davvero di impotenza a questo punto della comunità internazionale davanti a qualcosa che davvero è dirompente, perché poi porterebbe all'interruzione di una vita umana. Sì, a me sembra veramente uno strappo importante della Francia rispetto alle Nazioni Unite, e poi vabbè, ribadisco anche rispetto al fatto che per una questione di, mi viene dire, di principio, non lo so, forse di nazionalismo, sì, non so nemmeno. Sì, comunque però, noi dobbiamo anche un po' calarci nella realtà francese. Lì le amministrazioni, in questo senso anche le giurisdizioni, hanno una fortissima autonomia, cioè lo Stato francese ha un'amministrazione pubblica molto molto forte, e qui io ritengo che invece debba intervenire
intervenire l'autorità politica, e poiché l'ONU è un organismo politico, non è un giudice ma un organismo politico, nel momento in cui chiede approfondimenti, perché l'ONU non ha detto la parola definitiva, ha detto vediamo effettivamente quanto è stato fatto e quali sono i diritti che eventualmente sono stati conculcati a questo paziente. Se ci sono, allora poi prendiamo provvedimenti, altrimenti è corretto quello che ha fatto la Francia. Davanti a questa richiesta interlocutoria assolutamente rispettosa, no, della macchina francese, assolutamente è stata chiesta una sospensione, basta. E perché fare altrimenti? Allora qui purtroppo è molto simile a quella forzatura che si fece nel caso Englaro, lei ricorderà, eravamo arrivati, purtroppo quella ragazza era, non mi pare, 19 anni che andava, poi sì. A un certo punto tutto è precipitato negli ultimi giorni, negli ultimi mesi, come se a quel punto ricorda quel decreto che non fu firmato dall'allora capo dello Stato, e quando evidentemente lì si trattava di dare una manciata di giorni in più per poi arrivare a una parola definitiva, nel senso che se ci fosse stata una legge, il decreto fosse convertito in legge, e Luana avrebbe proseguito il suo decorso temporale qui nel mondo. E invece tutto si accelerò in una situazione anche molto particolare. Ecco, qui siamo davanti a qualcosa molto simile. Purtroppo sono tanti anni che Vincent Lambert è in questo stato. Adesso accelerare tutto in pochi giorni, quando ancora non c'è una parola definitiva, davvero sembra, appunto, come dice anche lei, forse c'è dietro un po' di ideologia e quindi si vuole lasciare il segno con un precedente giurisprudenziale che apra a questo punto all'interruzione di idratazione e l'alimentazione, quando ahimè la vita non sembra degna di essere vissuta. Professore, io la ringrazio e sicuramente torneremo prestissimo a sentirci. Sono un po' così, mi è rimasto veramente, ripeto, sono molto abbattuta e preoccupata, proprio non solo per la vicenda di Vincent Lambert, ma proprio per quello che io vedo come un vulnus europeo. Sarà che mi sento europea e quindi questa cosa veramente l'avverto come uno strappo importante rispetto all'Europa, rispetto alle Nazioni Unite. Io spero che altri condividano il mio disagio, il mio malumore, sono blanda. Ricordiamo che qui non c'è la volontà di Vincent Lambert, facciamo attenzione, qui non è che c'è una dichiarazione espressa certo, che dice l'abbiamo non dato voglio per nulla, scontato, non questo è un punto enorme, un macigno, perché il principio di precauzione vuole che davanti al dubbio si persegua la via a tutela della vita, e ci mancherebbe altro. Quindi davanti a questo dubbio, visto che non si è mai espresso Vincent Lambert sulla sua esistenza e su, in questo caso, l'interruzione, principio di precauzione vuole che si mantengano intatti i presidi vitali. Questo è l'ABC della civiltà democratica umana. Ecco, l'ABC della civiltà democratica umana, ricordiamocelo. Professore, grazie, auguro buona giornata ad Alberto Gambino, presidente di Scienze Vita e prorettore dell'Università Europea di Roma e giurista di fama.